Allora, vediamo che cosa è successo al Comunale di Torino in questo confronto, nel quale la Juventus presenta per l'ennesima volta una nuova formazione, in parte condizionata dalle assenze. Brio all'ultimo momento è venuto a mancare a Marchesi, in parte forse dalla necessità, dal desiderio di Marchesi di trovare i giusti equilibri per una formazione che sia a centrocampo che in attacco, evidentemente ha ancora qualche difficoltà. Ne parleremo esaminando tra un momento le formazioni. Il Comunale è praticamente pieno fino al limite della capienza. Il Milan con la sua formazione ormai collaudata, direi che questa ormai è l'inquadratura base per il Milan: Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Galli, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Virdi, Skulli, Tevani. Vero, Gigi? Una squadra che ormai ha la piena fiducia da parte di Sacchi, una squadra che all'inizio era nata con Bortolazzi, regista centrale, e per un infortunio è uscito e si è trovato Donadoni a sostituirlo. E proprio in quest'ultimo periodo diciamo che il Milan ha ottenuto i migliori risultati. Quanto alla Juventus, si diceva prova nuovi equilibri, soprattutto a centrocampo, sia dal punto di vista della quantità, diciamo così, che della qualità. Napoli sostituisce Bonini, Magrin riprende il posto che era stato ceduto a Mauro per tentare probabilmente di trovare un regista valido. Ecco comunque lo schieramento juventino. Sì, sicuramente c'è qualche problema nella Juve, d'altronde Marchesi è costretto a cambiare per diverse volte la formazione, manca un qualcosa, soprattutto la Juventus, almeno in questa parte di campionato sono mancati i gol. Intanto abbiamo visto che al posto di Brio gioca Bruno, che era in alternativa con Favero per la possibilità di dover controllare poi Gullit in campo. Era uno dei piccoli problemi tattici, diciamo così, di Marchesi alla vigilia. Sì, sono due giocatori, diciamo, all'esordio in questi grandi incontri, anche se Bruno ha già giocato diversi campionati in Serie A, e soprattutto con un compito che oggi spaventa quasi tutti i difensori, quello di andare a vedere A verificare di di che panni verificare veste che tipo di Gullit. condizione è Gullit. L'arbitro è Carlo Lunghi, uno dei più esperti del panorama calcistico italiano, arbitro internazionale, Carlo Lunghi, romano di 44 anni. Ed eccoci alla partita che nel primo tempo non offre per la verità moltissime emozioni. Abbiamo qui sintetizzato i primi 45 minuti in due fasi. Questo attacco della Juventus, qui c'è un lungo rinvio di Tacconi, colpisce di testa Rush, Baresi va a controllare la palla che finisce nelle mani di Giovanni Galli, che poi la restituisce un po' forse sventurosamente a Baresi, che è controllato da un avversario. Evani, poi ancora Baresi, fallisce Magrin che può lanciare Rush solo al centro della difesa avversaria. Va via Rush, il suo tiro però trova Galli uscito molto bene a chiudere il varco, ma forse qualcosa di più Rush poteva fare. Ma a mio giudizio si prepara al tiro molto prima di entrare al limite dell'area, quando invece con un ulteriore controllo di destra si poteva portare la palla avanti quei 2 o 3 metri. Ecco, in questo caso portarla ancora avanti quel paio di metri poteva servire con un buon diagonale, con un tiro un po' più secco a battere Galli. Da questa distanza Galli ha trovato la misura, ha preso il tempo sulla palla, ha deviato in calcio d'angolo. E siamo passati adesso al 36esimo minuto, sempre del primo tempo, e ancora con il risultato di 0-0, con una serie di attacchi abbastanza equilibrati, ma non particolarmente efficaci né da una parte né dall'altra. Qui viene avanti la Juventus con Laudrup, che ha ricevuto un disimpegno sia pure fortunoso di Cabrini. Cabrini che viene avanti ancora, tocca in profondità per Rush. Rush a Laudrup, Laudrup scatta, il guardalinee lo ferma per la posizione di fuorigioco. Per la verità, fuorigioco non c'è, come tra poco vedremo con le immagini del telebeam, con il nostro computer grafico elaborato in questo caso da Raul Marchetti. Vedete che nel momento in cui il pallone parte dal piede di Rush, Laudrup è in posizione regolare, tenuto in posizione regolare di parecchio, notevolmente, da parte di Baresi. Probabilmente il movimento di Baresi ha tratto in inganno in qualche modo il collaboratore di Longhi, che ha segnalato subito dopo la posizione irregolare, che non era tale, di Laudrup. Qui rivediamo la posizione dal guardalinee ideale e vedete che ci sono buoni 3 metri utili per Laudrup per essere considerato in gioco. E adesso, con un rapido capovolgimento di immagine, ci poniamo proprio nel punto in cui si trova il guardalinee per vedere che cosa vedeva il guardalinee in quel momento. Era in pratica poco più avanti di Baresi, avrebbe dovuto avere un quadro preciso della situazione, ma la distanza a volte trae in inganno e quindi tutto si chiude in pratica con il gioco fermato. Siamo adesso alla ripresa intorno al settimo minuto con la Juventus che viene avanti. Il risultato è di 0-0, c'è stata una punizione che non ha dato esito. Un primo tempo, dicevo Gigi, tutto sommato equilibrato, senza grossi brividi. Le due squadre si sono mosse abbastanza bene, per lo sommato. Sì, un buon lavoro soprattutto a centrocampo, un gran lavoro tecnico, diciamo, e tattico, con pochissime conclusioni nello specchio della porta, e giocata soprattutto a ritmo velocissimo.
Nel secondo tempo la Juventus ha mandato in campo, proprio all'inizio del secondo tempo, ha mandato in campo Bonini a sostituire Napoli. Quindi non c'è più il numero 4 Napoli, ma c'è Bonini in campo al suo posto. Ancora la Juventus in attacco su un pallone intercettato sulla tre quarti di campo con De Agostini che appoggia Cabrini. Il lancio in profondità intercettato da Baresi, Laudrup. Poi viene fuori il Milan sulla tre quarti di campo con Ancelotti che si sbriga bene dell'impegno e apre su Evani, fronteggiato come vediamo da Bonini che è entrato in campo con il numero 14. Evani cambia completamente fronte sulla fascia destra che è uno dei punti di forza del Milan. Ecco Tassotti che viene al cross, va di testa Gollit, è molto bravo Tacconi a toccare, in qualche modo poi irrompe Bruno e mette fuori. È la prima volta forse che Gullit riesce a muoversi con una certa libertà sotto la marcatura di Favero. Non avevamo appunto detto che la scelta tattica poi era stata quella. È stata quella di Favero, che nel primo tempo Gullit si è spostato spesso sulle fasce laterali per cercare di mettere un po' in difficoltà il difensore juventino. E in questa occasione invece al centro dell'area dove diventa irresistibile sulle palle alte. Abbiamo avuto una dimostrazione su questo bel colpo di testa. Bravo comunque anche Tacconi a fermare la palla, poi Bruno ha messo come si è detto in corner. Brivido per la difesa juventina, continua l'attacco del Milan, ora fermato, ed è proprio Rush che recupera il pallone e viene poi fermato. Ecco, si rialza Ian Rush, un po' più mobile, un po' più partecipe del gioco, mi è sembrato, al di là dell'errore abbastanza grave che abbiamo visto nel corso del primo tempo. Sì, sta facendo un gran lavoro anche di copertura, rientra a centrocampo, collabora con i suoi centrocampisti, ma da lui io credo non si chiedono queste cose, cioè dovrebbe essere così un po' più presente in area di rigore, anche se ripeto, una difesa del Milan oggi è abbastanza difficile giocare perché hanno trovato un sincronismo veramente eccezionale. C'è un intervento falloso di un giocatore juventino sulla tre quarti di campo avversaria, si trattava probabilmente di Magrin che è saltato sulle spalle di un milanista ed ecco il calcio di punizione battuto. Il Milan ha trovato il suo assetto tattico, non è riuscito a sfruttare almeno fino a questo momento il corridoio di destra che contro il Napoli aveva fatto veramente una grandissima impressione. Direi che il Milan lavora moltissimo sulle fasce, soprattutto a destra ma anche molto bene a sinistra, dove troviamo Maldini e Vani che sanno cambiarsi con un qualcosa di automatico, diciamo l'inserimento di uno vuol dire fermarsi l'altro. Sulla destra invece veramente eccezionali sono Colombo e Tassotti. Questa volta diciamo ci sono due confronti sulle fasce opposte di quattro uomini che si muovono con grande assiduità, Bonini, Alessio in questo caso nella Juventus e dalla parte opposta Cabrini e De Agostini, contrapposti ai quattro milanisti che hai citato tu. È una dei dati forse tattici più interessanti. Sì, direi che è il duello più interessante che può forse decidere la partita, perché giocando soprattutto a questi ritmi l'importante è arrivare sulla linea di fondo con una certa velocità e servire dalla linea di fondo i palloni alle proprie punte. Intanto abbiamo visto una classica azione in marcatura di Favero che tenta di anticipare in tutti i modi il suo avversario Gullit proprio per impedirgli di poter giocare liberamente il pallone, conoscendo le doti tecniche anche dell'olandese del Milan. In questo caso Favero aveva subito addirittura il fallo dall'avversario. Ora l'azione si è spenta nelle mani di Tacconi che prepara il rinvio. Sempre 0-0 all'undicesimo minuto del secondo tempo. Donadoni tocca di testa su Bonini, Evani, fermato Virdis da Bruno, ancora Donadoni, ancora un cambio di fronte con il colpo di destra di Tassotti per Colombo. C'è Tassotti sulla fascia destra come di consueto e vedete si va a raddoppiare la marcatura, ma Tassotti riesce comunque a crossare. Favero respinge d'anticipo di testa. Galli, poi il pallone oltre la linea laterale sul tentativo di dribbling di Ancelotti e c'è la rimessa in gioco per il Milan. Sacchi dalla panchina comincia a far scaldare un paio dei suoi uomini, Massaro e Bortolazzi. Ancora Milan in avanti con Virdis alle prese con Bruno, va a terra. Qualcosa da dire Gigi? No, sembra che l'entrata sia sul pallone e in contrasto con il piede di Virdis finisce per terra, non mi sembra fallo. Colombo che ha ricevuto da Ancelotti ma viene poi fermato e riparte, o meglio cerca di ripartire la Juventus perché Ancelotti ferma Magrin, sia pure irregolarmente, c'è il calcio di punizione per il bianconero.
non si capisce purtroppo che cosa sta dicendo Sacchi, quali disposizioni stia dando. E credo che stia lavorando molto tatticamente, soprattutto come abbiamo detto prima a centrocampo, dove credo si decida, si possa decidere questa gara, questa partita. E intanto sbuca improvvisamente Rush su un retropassaggio di Maldini, contrastato da un avversario, c'è stato, sono probabilmente toccate anche, è stata una piccola zuccata tra i due, però la conclusione di Rush non riesce a essere efficace e Giovanni Galli blocca. Donadoni, ancora una volta l'azione tende a svilupparsi sulla fascia destra del campo, però in questo caso Virdis va a centrarsi e servire bene il pallone. C'è una posizione irregolare presumibilmente di Donadoni, o forse più ancora di Gullit che ma di penso di Donadoni. Intanto abbiamo visto che Virdis apre spesso sulle fasce, dando la possibilità a Gullit di inserirsi al centro dell'area, quindi questo è uno schema tattico che Sacchi ha già adoperato in altra occasione e ha ottenuto dei buoni risultati. Sul rinvio di tapponi la palla è già oltre la linea laterale, i minuti sono 14, si va verso il 15° minuto del secondo tempo, sempre con il risultato di 0-0 e con il Milan che ha il possesso della palla e tenta di impostare una nuova azione con Colombo che ha servito il pallone a Ancelotti, che viene però fermato. Colombo e Tassotti sono superati, il pallone lanciato in profondità, ma la colazione è sbagliata, Galli può tranquillamente raccogliere. Recupera la posizione Tricella che si era spinto in avanti, salta Ancelotti, prevale su Magrin, Donadoni da indietro. E Giovanni Galli rinvia. Ancelotti, Baresi. Ora il Milan rallenta in questo momento il gioco, forse cerca nuovi sbocchi, nuovi varchi. Gigi. Molto probabilmente tenta di invitare la Juve ad uscire dal centrocampo per poi compiere in contropiede. Tentativo di Gullit di recuperare il pallone non è riuscito, la palla è oltre la linea di fondo. Intanto Gullit effettivamente, ecco Daniele Massaro inquadrato, ecco Sacchi, la panchina milanista sta preparando qualche cambio. Effettivamente Gullit rispetto al primo tempo si trova in una posizione un po' più avanzata, un po' più centrale, un po' più centrale, più frequente. Anche perché in questo momento della partita stanno pigliando sopravvento a destra, almeno sulle fasce, Tassotti e Colombo, e di conseguenza Gullit centralmente può sfruttare quello così con le palle alte che vengono dalla destra. Ancelotti, lancio profondo, molto bravo Gullit, Virdis, buona occasione per il Milan sul filo della posizione regolare Virdis, e probabilmente l'azione regolare, tant'è vero che Longhi va a precisare che la rimessa va fatta come rimessa dal fondo. Rivediamo. Una bella palla di Ancelotti, la deviazione di Gullit. Si inserisce bene Virdis, si ritrova la palla sul destro. È a un angolo molto stretto. Diventava abbastanza difficile, avrebbe dovuto colpire la palla di esterno destro cercando il secondo palo. Un tiro abbastanza difficile da fare. È comunque un'altra occasione per il Milan dopo il gran colpo di testa di Gullit, sventato in qualche modo dalla difesa juventina, da Taccuni e successivamente da Bruno. Mentre si gioca il 17° minuto con il risultato sempre di 0-0 e con il Milan ancora in possesso del pallone per un calcio di punizione concesso da Longhi, con Evani sulla palla per la battuta. Lungo il pallone di Evani verso l'area con il movimento di Colombo che sembra poter mettere in libertà Gullit, invece poi la difesa juventina riesce a fermare. Siamo entrati nel 17° minuto, si inserisce molto bene Maldini rubando il tempo agli avversari, bella azione del giovane difensore con il pallone allargato per Donadoni che va sul fondo al cross. Gullit, Virdis cerca di colpire di testa, ostacolato, poi la palla finisce a Colombo, il diagonale di Colombo che costringe al tuffo Taccuni che ora se la prende un po' con i suoi compagni di linea, effettivamente su un pallone ben recuperato ai danni di Virdis, poi c'è stata un'incertezza che ha permesso il tiro di Colombo, il successivo corner. C'è un'ottima azione sulla sinistra con un cross per Virdis che ha appoggiato bene a Colombo, un destro non forte ma abbastanza preciso, Taccuni deviato molto bene. Calcio d'angolo,
Gullit, come al solito, nel cuore della difesa avversaria, davanti all'area piccola, in continuo movimento per cercare di sorprendere e anticipare Favero. La palla schizza nuovamente in corner prima ancora di raggiungere l'area, in pratica con la doppia barriera predisposta dai giocatori juventini davanti al giocatore del Milan che batte. Ecco ora il traversone, Gullit, ed è gol! Il gol di Gullit al 18esimo minuto del secondo tempo. Gran colpo di testa di Gullit di anticipo su un movimento anche dei compagni davanti a lui. Adesso dovremo rivedere. Direi un errore di parecchi difensori juventini che vanno contemporaneamente su Colombo. Gullit si inserisce, non ha un grande stacco, ma arrivando in corsa con una forza fisica di prepotenza, nonostante Favero tenti in tutti i modi di trattenerlo, riesce a deviare la palla. Direi proprio un gol di forza, perché Favero, abbiamo visto, si è contrapposto con i suoi 80 kg probabilmente, contro i 90, molto contro i 90 di Gullit. È stato una specie di braccio di ferro regolare, tra l'altro, perché si toccava sì, in spalla, non c'era spalla spalla, diciamo forse Gullit è favorito perché arrivava sulla palla in corsa, movimento. Di conseguenza in movimento, quindi il suo peso si fa ancora più sentire, maggiormente sentire. Sta di fatto che Gullit che sblocca il risultato e porta in vantaggio il Milan per 1-0 in questa delicata partita per entrambe le squadre sul terreno del comunale, con questo bel colpo di testa, stavolta senza fare sfoggio del suo stacco ma piuttosto della sua potenza fisica, anche con i piedi poggiati a terra. Ed il Milan viene di nuovo avanti nel tentativo evidentemente di consolidare o di approfittare quantomeno di possibili sbandamenti psicologici della Juventus. Ancora Gullit è andato a colpire di testa, Taccuni questa volta non ha corso grossi rischi. Tre parate di Taccuni nel corso di questa fase del secondo tempo, tre interventi per Taccuni possibili, due riusciti, uno non riuscito, tutti e tre su colpi di testa di Gullit. Sì, c'è stato uno molto difficile, uno facile. Direi che molto bravo è stato Taccuni sul primo colpo di testa, è riuscito a rigare una palla che poteva essere imprendibile, perlomeno riesce per fortuna a trovare il tempo. Niente poteva fare sul gol, su questa invece piuttosto agevole. Ma lo dicevo più che altro per sottolineare come sia su Gullit, colpitore di testa, che sono centrate le offensive del Milan nella rete. Questo diventa difficile, un giocatore difficilissimo da marcare, in parte che in questo caso mi pare si possa far sentire anche la mancanza di Brio, non tanto perché Brio potesse essere schierato su Gullit perché non è certo così un abbinamento giusto, ma però sui calci piazzati, come su questi calci d'angolo, il peso di Brio poteva contrastare sicuramente meglio di Favero quello di Gullit. Intanto, costretto dagli eventi, come vedete, Marchesi propone un piccolo passo avanti dal punto di vista offensivo. Alessio, un giocatore sì d'attacco ma anche valido sulla tre quarti di campo, viene sostituito da Buso, che ha sicuramente delle qualità offensive molto più spiccate. Intanto Laudrup è andato a recuperare questo pallone sul filo dell'area di rigore, si muove molto bene, tocca indietro il diagonale di Magrin, poi il pallone che schizza verso la linea di fondo. La Juventus insiste all'attacco, Cabrini ha la palla sul destro, cerca di liberare il sinistro, non ci riesce, rimpallato da Barisi, c'è un fallo laterale. Ecco Laudrup, protagonista dell'azione nella sua fase d'avvio, con un bel doppio dribbling. Poi i difensori milanisti hanno chiuso bene i varchi albanese. Sì, mi pare che questo cambio porti Laudrup a giocare sulla fascia destra e l'inserimento ad occupare il posto che era prima di Alessio. In pratica di Alessio. E Buso fare la seconda punta a fianco di Rashi. Intanto c'è un corner per la Juventus. Stringono i tempi i giocatori juventini in svantaggio dopo il gol di Gullit al 18esimo minuto. Ecco Colombo che va a occuparsi di Buso nell'area di rigore del Milan. Riassetti tattici evidentemente. Gran colpo di testa di Bonini, ma gran colpo di testa anche di Baresi, che sulla palla schiacciata riesce a deviare salvando sulla linea il possibile pareggio juventino. Ecco Massimo Bonini inquadrato, dal pallone schizzava dal calcio d'angolo, eccolo. Una palla simile al gol del Milan, solo che non trova la porta, diciamo, sul palo ben appostato Baresi con ottimi riflessi riesce a deviare la palla sulla traversa. Ancora in corner, nuovo corner juventino col pallone toccato al centro dell'area. Gullit che è venuto a sostenere i suoi compagni di difesa allontana. Resta in possesso della palla la Juventus con un lungo rilancio che però scavalca tutti e trova Laudrup pronto all'appuntamento. Baresi lo va a chiudere, va a terra Laudrup. Baresi indica di aver commesso l'intervento, il fallo se vogliamo, fuori dall'area di rigore. Longhi è d'accordo. Rivediamo Laudrup,
e vediamo proprio che Baresi va sull'uomo cercando appunto il fallo prima che il giocatore entri nella rigore. Mi pare sia una cosa proprio voluta, fermare l'uomo prima che entri nella rigore. Cerca il fallo sul piede destro in pratica di, sul di piede Laudrup, d'appoggio, sì, diciamo. Poi Laudrup cade in area di rigore, probabilmente il fallo è anche proseguito successivamente, però il primo intervento era fuori dell'area, appunto, fuori dell'area, e quindi Longhi concede il calcio di punizione. Molto correttamente i vari giocatori juventini non accennano nessuno a proteste particolari. Ecco Rush e Galli che si sono a confronto diretto sul cross di Magrin, entra molto bene Cabrini che si scontra anche con Maldini. Difficile stabilire chi abbia colpito il pallone, vediamo. Magrin batte la punizione molto bene, Galli, Cabrini e Maldini. La palla schizza fuori, Maldini resta a terra. Maldini non esita a rischiare. Penso ci sia stata una deviazione in extremis molto probabilmente di Galli, perché questa palla che è schizzata, sì, è stata deviata molto probabilmente da Galli in calcio d'angolo. E infatti calcio d'angolo è, viene battuto con la Juventus che continua adesso a premere da qualche minuto. E vedete Gullit proprio nel cuore della sua area, recupera bene questa volta il pallone Laudrup, poi ancora un pallone spinto verso la porta di Galli che però questa volta può uscire tranquillamente. Stiamo entrando nella seconda metà della ripresa con il Milan in vantaggio per il gol di Gullit, avete visto, realizzato al 17° minuto, e con la Juventus che dopo aver subito un piccolo shock evidentemente dalla realizzazione avversaria si è riversata nell'area del Milan, nella metà campo del Milan, tentando di trovare il pareggio. Qui un lungo duello tra Cabrini e Colombo, concluso con l'intervento di Longhi che concede la punizione al Milan per l'intervento falloso del capitano della Juventus. Si prepara Massaro, evidentemente visti i cambiamenti della Juventus anche il Milan riadatta dal punto di vista tattico i suoi schemi. Sì, io credo che visto la Juventus che ha reagito direi anche abbastanza bene, non è stata certo fortunata né con Bonini né con Cabrini. Si aprono però ampi spazi nella metà campo juventina, quindi Massaro, sappiamo che è un contropiedista eccezionale, molto probabilmente verrà impiegato da Sacchi per sfruttare appunto questi spazi. Uomo potente, veloce Massaro, quindi anche più fresco degli altri a questo punto della partita. Intanto Donadoni manovra sulla destra cercando spazio per un cross che gli riesce, ma la palla gli va fuori del campo e quindi c'è la ripresa del gioco con la rimessa juventina, ma intanto Sacchi approfitta per sostituire Virdis mandando in campo Massaro. Quasi sicuramente giocherà con Gullit punta fissa, l'abbiamo visto in questi ultimi 7-8 minuti rientrare molto, dare una mano in difesa soprattutto sulle palle alte. In questo caso, togliendo Virdis, Gullit diventa prima punta e Massaro va a fare quel lavoro che ha fatto fino adesso Gullit. Cambio effettuato, in campo Daniele Massaro a cercare la sua posizione sul campo mentre la Juventus si incarica di effettuare la rimessa in gioco con il pallone che è già spiovuto sulla tre quarti di campo e con Laudrup stabilmente ormai sulla destra come già aveva segnalato Riva, che va a saltare Maldini. Il suo cross contrastato è bloccato da Galli. Ecco Laudrup che recupera affiancato da Maldini. È lo stesso Maldini che riceve da Ancelotti nel successivo capovolgimento del fronte, con Ancelotti che ancora apre sulla destra, Donadoni sempre più spesso perno delle manovre, perno centrale delle manovre sulla fascia centrale del campo. Pallone profondo intercettato, ancora il Milan con Ancelotti, Colombo. C'è il calcio di punizione per intervento falloso su Donadoni che appoggia corto a Tassotti, riceve ancora la palla, va al traversone, Gullit questa volta non riesce a raggiungere il pallone, effettivamente un po' troppo alto per la posizione in cui era piazzato l'olandese. Poi la Juventus controlla con Tacconi che riceve la palla e rinvia. Ancora Colombo riesce a toccare di testa, ma poi Baresi è costretto a rinviare come può. Bonini e Massaro alle prese sulla palla alta, uno scontro sulla fascia centrale del campo.
non sembra nulla di particolarmente grave. Comunque Maldini si rialza, si è abbassato un po' Maldini, ha alzato un po' il piede Laudrup. Sì, Maldini cerca un anticipo, Laudrup lo vede a spuntare all'ultimo momento, ormai la gamba è partita, il piede, direi proprio niente di grave. Una conferma comunque del coraggio di Maldini, che più volte ha preso dei colpi in testa nelle partite che sì, già in diverse occasioni, sì. Ha trasmesso il Milan, abbiamo visto Maldini rischia la testa, appunto la testa a volte su queste palle basse. Un difficile controllo per Buso, che poi scivola, su di lui si raddoppia la marcatura, la palla schizza ancora valida verso il fondo del campo, poi assume una traiettoria che non consente a nessun giocatore di raggiungerla. C'è la rimessa laterale, inquadrato intanto Renato Buso che si allontana con il suo numero 13, un giovane di notevole interesse dal punto di vista tecnico, uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Ma sicuramente un giocatore che ha già dimostrato in passato di avere delle buone doti, pur essendo un giocatore giovanissimo, è chiaro che in quest'età sia bisogno. Intanto vediamo Favaro esibirsi la manovra da rugby. E in questi spazi diventa imprendibile, è chiaro che se avesse preso un mezzo metro Gulli da quella posizione finiva tranquillamente in porta, e quindi non resta altro da fare a Favaro in questa occasione. C'è naturalmente il calcio di punizione, sul quale non è nemmeno il caso di tentare di discutere, e Donadoni che riceve la palla. Sempre il Milan in vantaggio, sempre 1-0, la Juventus ha reagito, ora c'è questo tiro da lontano del Milan, tiri a mezza via tra l'alleggerimento, tentato da Carlo Ancelotti, a mezza via tra l'alleggerimento e la volontà di trovare il tentativo di trovare lo specchio della porta. È chiaro che in questo caso Ancelotti, che sicuramente ha un buon destro, tenta una conclusione da un 20-22 metri, in questo caso tiene solo la possibilità di far respirare un po' di più la sua squadra. Quanto a far schierare di nuovo la difesa, mentre il Milan, vediamo, anche se ormai la partita si avvia alla sua fase conclusiva, continua a esercitare in qualche modo una certa pressione in tutte le zone del campo, che mi sembra una scelta tattica. Intanto il pallone per Rush, che va via da solo, contrastato da Baresi, non riesce a battere Galli. Ancora Rush ha avuto una grande opportunità, forse migliore ancora di quella che abbiamo visto nel primo tempo. Eccolo inquadrato il centravanti gallese. Direi questa senza dubbio migliore, perché arriva ormai di fronte a Galli e invece di tentare di piazzare la palla cerca una conclusione di forza che finisce poi per centrare in pieno portiere. Però sicuramente migliore di quella primo tempo, perché ormai era quasi al disco del rigore. E intanto esce un po' avventurosamente questa volta Galli, si scontra con Buso che resta a terra, la Juventus si fa nuovamente pericolosa e insidiosa. Intanto ecco, rivediamo il contrasto aereo tra Buso che è in leggero anticipo e Galli che lo va a colpire. Poi è Filippo Galli che mette in corner. Marchesi è più calmo esteriormente di Sacchi, ma probabilmente all'interno le cose stanno allo stesso livello di bollore. Ah, sicuramente i problemi che ha oggi Marchesi sono nettamente superiori a quelli che così poteva avere Sacchi o che ha Sacchi oggi. Però fortunatamente per lui ha un carattere abbastanza tranquillo, anche se credo che dentro non schieri molto. Rivediamo ancora l'intervento del contrasto tra Galli che vola letteralmente su Buso. Buso ha avuto un grandissimo coraggio, perché questa è una situazione delicatissima per un attaccante, il portiere si ritrova con i piedi davanti e invece Buso dimostra coraggio e riesce a mettere in mezzo una palla che molta gente è ancora sul corner. Galli che è costretto a rinviare di pugno, e poi Massaro si esibisce in una acrobazia allontanando definitivamente il pallone dalla propria area, costringendo la Juventus a perdere qualche secondo di tempo, perché Tricella, un po' pressato, finisce per appoggiare a Taccuni. Maldini prevale su Buso nel colpo di testa, poi Massaro ancora con una rovesciata cerca di servire sulla sinistra Ivani, va a chiudere Tricella, appoggio a Taccuni. Dozzina di minuti al termine con il Milan in vantaggio, la Juventus prova sulla fascia laterale sinistra, Colombo molto bene, tiene il pallone in campo, poi Donadoni lancia Gullit in velocità, Favero gli è di fronte, va subito a raddoppiare Tricella, tenta la finta Gullit e poi riesce anche a trovare lo spazio per il diagonale, ma non per inquadrare la porta. Comunque un bel movimento. Ancora un altro numero di questo giocatore eccezionale, parte sulla fascia destra che è la zona sua preferita, con una buona finta,
e va alla conclusione con un tiro che doveva essere di pieno collo, mentre invece esce un esterno destro, sicuramente con qualche rimbalzo cattivo del terreno, che dimostra certo di essere in ottima condizione. Ancora Milan comunque che cerca di tenere la Juventus aggressiva, poco fortunata, forse nemmeno troppo lucida, ma comunque molto aggressiva e determinata, lontana dalla sua area. Donadoni al cross rimpallato da Bonini, poi Ancelotti mette ancora verso il centro, libera Favero, ancora Tassotti sulla fascia destra del campo in possesso del pallone. Massaro si muove bene, poi colpisce il pallone sul, mentre sale dal rimbalzo la palla di Valle. Sì, un terra il pallone con il corpo completamente indietro, quindi finisce come Ancelotti prima per dar respiro alla squadra. Buso cerca di liberarsi di Filippo Galli che va a chiudere e lo controlla molto bene. Acquista sempre più autorità Filippo Galli, direi, un giocatore che... Direi tutti i difensori lì dietro, tra Baresi, Maldini, Galli e Tassotti, io credo che così, veramente, oltre ad essere grandissimi difensori, sono eccezionali quando escono dalla loro difesa e riescono ad offendere come se fossero così degli attaccanti. Intanto Ancelotti ha dato una mano a fermare Laudrup e poi esce col pallone dalla sua metà campo, avanzando per servire Gullit in uno spazio libero. Molto buono il servizio per Gullit, che contrastato ottiene un corner. Gullit conferma la sua posizione tattica ormai stabilmente assunta di prima e unica vera punta del Milan. Sì, prima punta, poi si ritrova spesso a destra e a sinistra perché la Juventus ha appunto abbandonato un po' tutto per vedere di recuperare, di conseguenza lui va negli spazi con la potenza che ha, sa di arrivare tranquillamente prima di ogni altro difensore. Sul lungo traversone la palla è pericolosamente davanti all'area juventina, Tacconi non è uscito perché c'era molta mischia davanti a lui, probabilmente diventava scelta, difficile, perché in questi schemi che adotta il Milan fa il cross per il primo uomo, cioè quello che va sul primo palo, in questo caso il portiere non può arrivare. Bonini pressato da Donadoni che cerca di sottrargli la palla, fischia Longhi, calcio di punizione per la Juventus, e comunque continuano a pressare, non con la continuità iniziale, ma certo ancora continuano a pressare i giocatori del Milan in tutte le zone del campo. Baresi rinvia lungo, Bonini e Donadoni nuovamente alle prese, bella finta di Favero che si libera di Gullit in una situazione piuttosto pericolosa, va via Favero e tocca poi il pallone per Laudrup, l'apertura sulla sinistra, ancora Laudrup, bel dribbling ai danni di un avversario di Evani, ma poi si stringe il muro della marcatura milanista, viene avanti Ancelotti, Massaro per Tassotti fronteggiato da Bruno, il cross intercettato. L'immediato rinvio nel tentativo di guadagnare tempo, però c'è solo Jan Rush nella metà campo milanista, Galli controlla il pallone e poi lo appoggia indietro con tranquillità al suo omonimo Giovanni. Quando viene avanti il Milan viene avanti decisamente, un po' perché punta evidentemente sul, casomai sulla fuorigioco, un po' perché proprio gli schemi della squadra la fanno diventare sempre più corta da una parte o dall'altra. Sì, quando il Milan parte con seguono i tutti propri terzini oppure con i centrocampisti, anche i terzini seguono l'azione, di conseguenza si ritrovano a giocare in quei 20 metri dove si ritrovano un po' tutti i 10 giocatori del Milan. Ma quello che è impressionante, a mio avviso, in questa squadra è il pressing e l'aggressività che dimostra a tutto campo, anche le punte. Abbiamo visto prima Favre uscire bene con una buona finta su Gullit e ripartire o tentare di ripartire, perché Gullit è stato il primo ad aggredire Favaro in fase difensiva, cioè iniziano la difesa già dalle punte. Intanto abbiamo visto un contrasto che probabilmente ci auguriamo vedremo per molti anni, un contrasto tra Maldini e Buso, nemmeno 40 anni in due, finito con una punizione in favore del Milan, ma la palla è ancora giocata dalla Juventus con il sinistro di Cabrini, molto pericoloso a fil di palo
con Galli che probabilmente se la palla fosse stata nello specchio non credo sarebbe riuscito a intervenire, sembrava preso un po' in contropiede. Ecco, intanto Antonio mi pare che un'altra bella occasione da parte della Juve andare in gol con un sinistro di Cabrini, di solito da quelle posizioni sbaglia raramente, ricordiamo già un altro gol fatto quest'anno, calcia bene sul primo palo, chiude anche bene Baresi per la verità, gli riduce molto l'angolo, Sì, ma penso che all'ultimo momento gli venga fuori un mezzo esterno, cioè una palla che viene colpita dall'esterno sinistro e si allontana dal palo. Se avesse azzeccato il palo basso, penso che anche per Galli non sarebbe stato niente da fare. Intanto abbiamo visto un traversone basso di Buso che ha impegnato in uscita Galli, in uscita bassa, palla bloccata. Ancora Donaduni e Bonini, è uno degli scontri più frequenti nel corso di questo secondo tempo nella zona centrale del campo, secondo tempo del quale sono stati giocati quasi 40 minuti, con il Milan che continua a essere in vantaggio, con la Juventus che ha avuto 2-3 opportunità per raggiungere il pareggio ma che per il momento non è ancora riuscita a ottenere il suo scopo. Pallone ricacciato ancora avanti verso l'area milanista, è recuperato bene in diagonale da D'Agostini, ma poi Rush, non per colpa sua sicuramente questa volta. D'Agostini sicuramente in questo caso, Valtero cerca un diagonale, non colpisce molto bene la palla, eccolo il diagonale di sinistro. Rush ha tentato di inserirsi così per intuito, ma praticamente un tiro in porta sbagliato. Il rinvio di Giovanni Galli. Palla si spegne sulla metà campo. Gullit e Favero ancora le prese. Bonini va a raddoppiare. Gullit resta col pallone tra i piedi comunque. Subisce un fallo ma riesce a dare il pallone a Baresi. Uno dei rari inserimenti di Franco Baresi che dà molto bene a Gullit. Fermato altrettanto bene per la verità da Tricella. Se c'è un confronto indiretto tra i due, Tricella e Baresi, uno in versione offensiva, l'altro in versione difensiva, se la sono cavate bene tutti e due. Ma due giocatori che quando partono, abbandonano la zona di campo per inserirsi nelle fasi offensive o ad aiutare i centrocampisti, direi che lo fanno con una certa facilità. Intanto abbiamo visto Bortolazzi con il numero 15 prepararsi proprio davanti alla panchina, probabilmente il Milan ha in animo di effettuare un altro cambio. Magrin deve difendersi dall'attacco dell'altro numero 8, Ancelotti. Tricella, pallone toccato ancora in avanti con Galli che prevale, Filippo Galli, e poi il pallone schizza verso Cabrini alle prese con Tassotti. Va al cross Cabrini di sinistro, c'è un rimpallo, Galli può controllare col petto e poi avviare il rinvio quasi sul limite della sua area. Ancelotti, Tassotti, ora il Milan tiene ovviamente un po' basso il ritmo quando può. Sicuramente ormai sa di aver in mano la partita e punta a rallentare. Meno di 5 minuti alla conclusione. A rallentare il gioco, perlomeno far trascorrere quei 5 minuti senza rischiare ulteriormente. E invece la Juventus ovviamente cerca di stringere i tempi, la manovra si velocizza appena i bianconeri vengono in possesso della palla, ma la pressione dei centrocampisti avversari rende difficile ed elaborato comunque superare la metà campo. Intanto però Bonini è riuscito a dare il pallone nella zona sinistra del campo, rinvia Maldini di testa, Laudrup tra due avversari, il pallone toccato da Evani, la palla va fuori e la partita in pratica si spegne qui. Abbiamo visto azioni fino al 42esimo minuto del secondo tempo, il risultato resta di 1-0 con la vittoria del Milan fuori casa che consente al Milan di tenere il passo del Napoli, tornato alla vittoria in maniera piuttosto ampia sulla Fiorentina.